Flame ritardante. Che cavolo è? È per spegnere il camino. Hanno tolto il secchio d'acqua. Ah, quindi il sensore si scrive così. Ok. E come mai stava lì? Boh, chi lo sa. Ah, ok. Ci ha fatto visita una persona molto gentile nei nostri confronti. Che succede? Questa zona è collegata alla stanza. Spegniamo. Controlliamo dentro il camino. Vuoi parlare? Ah, giusto. Gli occhi. La ragazza ha smesso di piangere. Mamma, ho fatto 10 salvataggi, una cosa incredibile. Sì, ora possiamo ritornare allegramente. Sono cose che capitano, eh? Coltelli che vengono lanciati in faccia a noi. Per poco non ci rovinava il nostro bel visino, caraia. Ok, un'altra bambola che è apparsa qui. Non mi ha fatto minimamente spaventa. Fammi un attimo prendere la gemma. Ho trovato i miei occhi. Posso vedere? Quanto è pucciosa. Sono cose che decapitano. Ma Plack è un gioco di parole con cose. Sono cose che capitano. Ok, intanto abbiamo ottenuto gemma. Siamo a 11 su 20. E poi di qua si può continuare. Aspetta un attimo, è già un bruttissimo presentimento al riguardo. Ci sono invece? Quella donna sta creando un demone. È anche pupazza del dottore. Ah, ok, beh, fantastico. Sarà veramente molto, molto avvincente sta cosa. Una zona sempre più ospitale. Cosa? Non avevo appena sceso le scale? Eh sì. Torniamo indietro. Specie deve essere qua. Ah, ecco. Ah, ma l'hanno fatta ancora più brutta. Ti prego, fammi andare. Devo salvare papà. Cosa posso fare per convincerti? Eh? Ah, vero, ma devo andare di qua, mi sembra. Perché mi stai seguendo? Vuoi andare a casa? Vuoi uscire? Capisco. Vedi come ti porterò fuori. Dove devo portarla questa? Oh! Ah, ma vediamo quello che è successo a lei, mi sa. Questi sono abiti da donna. Cosa sta succedendo? Ah, ma come cammina? Papà! Ah,
Adesso iniziamo? Cosa sta facendo papà? Lasciami avere quelle bellissime mani. Fermo, papà, sono io. Non posso parlare. Oh no. Ha visto tutto dal punto di vista della povera... malcapitata. Bellissimo come è stato disegnato. Bellissimo. Anzo, infatti ha la mascherina già pronta per l'evenienza. Povera piccola. Si è ritrovato il padre che la voleva segare a tutti i costi. Ah, forse era meglio non dirlo. È suonato un po' brutto. Non si muove più. E Aya non se ne fotte proprio e continua per la sua strada. Ok, qua dobbiamo stare attenti pure nei salvataggi, ma dobbiamo saperlo da prima. Mi serve la leva. Che è questa musichetta tipo Ghostbuster? Uno specchio. Aspetta, questo mi pare di ricordare però che ci fosse già. Mi sembra. Ah, infatti qua dice sembra che non si romperà facilmente. Ah, me lo ricordo questo mostriciattolo. Come si fa questo? Non lo perdonerò mai. Ora qua bisogna salire e liberarlo. Che cucciolotto. Alla faccia con Large Man. Qua poi vedo altre bambole, tra virgolette. Gemma, sì. Ci dovrebbe essere qualcos'altro di interessante da vedere. Che schifo. Ah, che bello! Acqua, mi ricordo! Allora, innanzitutto notate la ferita sulla zampa, no? Questi conigli. Sembrano palle di neve. In poche parole, come posso dire? Quella ferita si parlava di questa ferita in un flashback. Che succede? Ciao, Tsu. Ho appena finito di lavorare XD. Uè, guy, grazie mille. Grazie mille per la sub. Benvenuta di nuovo in questa gabbia di matte. E benvenuta nel remake di Mad Father. Comunque, stavi dicendo, quella ferita là è legata a quello che avevamo letto nel flashback. Che Aya diceva, ma dove è finito Palla di Neve? Non lo trovo più. Mi preoccupa perché è ferita la zampa. Però non si fa curare. Poi arriva il papà che porta Palla di Neve con la ferita completamente guarita. E qua già si può notare qualcos'altro. Sì, infatti li sostituiva, in poche parole. Perché già il gatto morto nella stanza di Aya, il coniglio, con la ferita che abbiamo visto mo, sono chiari segnali, come pure quel diario che abbiamo letto negli archivi. In poche parole, si capiva ancora di più che qualcosa non andava in Aya. Poi vabbè, si ha la conferma più avanti, ma penso che ormai cani e porci conoscono Mad Father, quindi più o meno non è proprio uno spoiler, però cerco sempre di essere un po' velato. Però questa era la comprensione. Che poi ho notato che in realtà quando poi si rigiocava il gioco comparivano dei documenti interessanti da leggere, cosa che io mi pare non ho mai fatto. Non vorrei dire fesserie perché non avevo voglia di giocare per leggere questi documenti, però può darsi che in questa nuova modalità Blood Mod, come ha detto prima Plak, se ho letto bene, forse potrò leggerli direttamente in questa modalità nuova e non dovrò rigiocare le stesse cose. Ah, beh, intanto
Ah, ok, questo ci ha salutato direttamente. Va bene così. Gemma? Sì. 13 su 20. C'è dell'acqua. Ah, bello! Almeno ora, rispetto a prima, ci sta anche la doccia. Io non me la ricordavo la doccia. Che ora sta cacciando pure sangue. Ma è una cosa normale, normale. Qua praticamente le persone che stavano qui intrappolate erano costrette a fare i bisogni qua dentro. Aspetta, aia. Ok, aia non vuole sporcare le sue belle manine nel gabinetto. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetterà di raccogliere la chiave. Sorta di spettro qua. È chiusa. Una bambola insanguinata? Dovrebbe essere Bloodstained. No, io li odio. No, 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 no. E te pareva. E te pareva. E te pareva. E te pareva che lo prendevo nel sedere. E te pareva che non era quella giusta la combinazione. Ma dobbiamo uscire e rientrare 300.000 volte fin quando non risolverò la cosa. C'è la miseria, mannaggia. Ah no. Meno male che ho risolto prima del previsto. Andiamo a liberare il fantasmino legato a queste manette. Ok, tutto felice e contento e ci caga una gemma, presumo. Sì. Ma io vedo una gemma là sopra, porca di quella cotoletta. Sposta la scala. Ah, giusto. Giusto. Mi scusi, c'è una bambina che ha una scala, può aiutarla, no? Alla faccia della galanteria. E poi gente del genere si chiede il perché le ragazze non danno la figa a loro. Va benissimo. Hai tenuto una gemma. Eh sì, era un riflesso. Ben 16 gemme su 20. Io mi stupisco che abbiamo raggiunto un tale risultato. Aspetta. Forceps. Aspetta, ma questo è uno strumento chirurgico tipo forbici, però che prendono, se non vado errato, giusto? Comunque con questo strumento potremo prendere quelle chiavi. Hai preso quella nella rimessa dove hai preso la motosega? Sai che forse no? Ah no, aspetta, usarla direttamente. Sì. Ah! Questa chiave è sporca, non voglio portarla in queste condizioni. Vai, puliamo la chiave. Bello, è come se avessi inzuppato il biscotto nel latte. Pum, pum. Va benissimo così. Mi sta venendo voglia di ritornare indietro, sai? Però visto che al momento abbiamo ancora un finale non completamente true ending, penso che potrò controllare più tardi. Potevo salvare qua direttamente, mannaggia a me. Sbaglio o prima c'era uno che ci voleva uccidere, dovevamo quindi raggirarlo, o mi ricordo male? Sì, perché se così l'hanno tolto. Ma non può fare rumore.
E che se lo fai? Farai questa brutta fine. Fantastico! Hai la possibilità di schivare un attacco mortale. Però se lo fai. Bello, scendono con questa bellissima lancia. Quanto sono carine e coccolose. Grazie, topo del cazzo, che hai fatto rumore. Ops, perdonatemi per la volgarità. Ma lo fa apposta, topo! Quante volte devo evitare? No, vabbè, dai. Ecco. No! Fa tutto rumore qua. Ci sarà qualcosa che è silenzioso. Cioè, noi camminiamo sopra il ferro e non fa rumore. Sì, ma quello che sto notando hanno cambiato proprio. Prima stavi proprio in una grotta. Mo' stai proprio nelle fogne. Sì, ma io come faccio adesso? Come faccio? Aspetta. No, devo scendere direttamente. Ok, andate. No, pure quello ha fatto rumore, ma per davvero. Questo, pure la porta. What? Rumore e uccidiamo lei. No, vabbè, bellissimo. Aspetta. Un forte impatto potrebbe romperlo. E come si fa? Bisognerebbe chiamarlo. Ok. Questa continua a venire. Però. Aspetta. La motosega che fa rumore. Grazie, bamboletta nostra. Vai. Che mi dai? Una leva. Wow. E ci ha fatto anche uscire direttamente. Buona idea di game design. Sì, perché farmi rifare tutto il cammino all'indietro? È anacronistica. Rompi solo le palle. Vabbè, sto salvando 3.000 volte. Vai. Sarei capace di tornare indietro per un po' se farai questa strada. Vabbè, io mi riconosco il rischio e andremo avanti senza preoccuparci delle conseguenze. Vabbè, la porta si chiude, non la riapriamo. Aspetta, fammi salvare qua. Aspetta, forse qui c'era poi il tizio che mangiava? Mi sa di sì. Teghiera che si muove tipo la bella e la bestia. Della carne. Prendiamo questo bellissimo salsicciotto che Aya conosce fin troppo bene. C'è qualcos'altro da prendere. Qui la cucina è ancora accesa. Ma che è il prete? Ci ha afferrato un prete! Non posso respirare! Lasciami andare! Cala. Lo so che siamo nella cucina della chiesa, però porca cosoletta. E fu così che facemmo un bel sonnellino. Papà? Ammammata. Altro che papà. E che è successo? Forse è Maria che ci ha preso. Sì. Sì, Blacky, perché poi il prete che afferra una loli. Coincidenza? Io non credo. Ok, lo straniero dagli occhi rossi diede a Jack il potere di maledire gli altri. E Jack
Jack disse: grazie, straniero dagli occhi rossi. Adesso posso ottenere la mia vendetta, quello che poi farà la madre di Aya. Tutto matematico. Ehi, mamma! Ah, dice, cosa fa papà giù? È un lavoro molto difficile. Intanto è carinissima, lei sta stesa sul letto. Capirai quando sarai più grande, Aya. Voglio essere grande presto, allora. Qualsiasi cosa succeda, non dovresti odiare tuo padre. Perché dici quello tutto all'improvviso? È certo che non odierò mio padre, capisco. Mamma, non ti piace papà? Non è quello. Sono proprio come te, Aya. Amo tuo padre tanto tanto. E ora si ritorna alla storiella. Promessi a mamma che qualsiasi cosa sarebbe accaduto avrei sopportato papà. Aspettami papà. Ah no, era lui che ci salvò. Giusto, giusto. È stato ridisegnato ulteriormente. Non preoccuparti, sono un tuo alleato. Mi spiace per averti spaventata prima, bla bla bla. Anche tu lo odi, non è vero? Maledicendo il nome di tuo padre non ci salverà. Ma sono venuto per salvarti. Usciamo da qui insieme. Ah, bello che la tieni per mano. Non posso, devo salvare papà. Non andare. Queste creature ti porteranno alla morte. Se rimani qui, loro ti porteranno via la tua vita. Me l'ho promesso, avrei salvato papà, non importa cosa. Lascia perdere. No, andrò a salvarlo. Lasciami. Ascoltami. Lei mi ha chiesto di farlo. E poi è stato interrotto. Padroncina! Va tutto bene? Patricia, perché lei non scappa? Perché papà? Lascia il dottore a me per piacere. Tu hai la mia parola che lo riporterò indietro. E tanto cammina anche sul suo corpo. Lasciami andare con te. Se dovesse accadere qualcosa, beh, il dottore bla bla, sarà male, bla bla. Andrò avanti da sola. E la porta si apre. La mamma di Aya la sta aspettando. Ma io direi codini. Mi ricordo quando andavo alle superiori, vidi una ragazza con i codini. Anzi, più che codini, erano proprio treccine. Quindi figurati. Che poi era pure bella, aveva le treccine e aveva certe tettone assurde, raga. Proprio una accoppiata vincente. What? Ma cosa sto vedendo? Non ho essere permesso di lavorare, a rimanere a lavorare qui. Non c'è bisogno di essere così formale. Vivrei qui, dopo tutto. Senti libero di pensarci come una famiglia. Ma che cazzo? E mi hai fatto nuova sta cosa? Non essere modesta. È stata dura da quando la tua famiglia è morta, vero? Sì. Ok, tu avevi una sorella, giusto? Aspetta, palla di neve. Oddio, ma quindi si erano già visti prima? Quella ragazza è mia figlia. Il quale la rende la tua nuova sorellina. Grazie, signore! Sono felice di questa frase! Quindi lei mi dà praticamente campo libero su quel che verrà dopo. Tanto non siamo manco legati tramite sangue, quindi non ci sarà problemi di incesto, giusto? La mia nuova sorella. Il suo nome è Aya. Vi presenterò più tardi. Lei può essere terribilmente timida. Però vabbè, sii gentile con lei.
La tua nuova sorellina. Questa me la segno. Ah, ha detto nuova sorella, che diozia. Come se chiunque potesse rimpiazzarla. No, vabbè, si mette a canticchiare. È tipo una scena dalla Walt Disney. Ti devo dire la verità, io non mi ricordo che nella versione di Steam prima ci fosse sta scena. Ma prenderei freddo se dormirei qui. Mamma! Ti voglio bene. Ah, le ha messo una coperta. Lei era esattamente lì, ma l'ho lasciata morire. Mamma, non andare. Anche tu hai perso qualcosa di prezioso, qualcuno di prezioso, Aya. Bisogna andare avanti, non c'è bisogno di un rimpiazzo. Ma quando vedo la tua innocenza, mi viene voglia di proteggerti. Continuerò a proteggerti e anche la tua famiglia, Aya. Puoi contare su quello. Interessante, interessante. Molto interessante. Mi è piaciuta questa scena, mo. Ok, ho salvato nel punto giusto allora, dai. Non so se poi si può tornare indietro. Può darsi. Allora, io per sicurezza devo conservare questo salvataggio qua. Allora. Questo suono è tutto fuorché fame. Per me era una scorreggia. Ok. Il ragazzo è affamato. Mangerà sicuramente con il culo. Prepariamogli qualcosa. Ma ragazzi. Come siete delicati pure voi? Portiamogli. Madonna santa! Ma se salsicce sono così enormi che sono più grandi della testa di Aya, ma che cazzo sono? Ma sono salsicce formato famiglia. Porca miseria. Ho capito che hai fame. Te lo puoi mangiare per favore? Buono. È come quello di mamma. Ah, tutti avevano cibo tranne io. Sono stato anche abbandonato. Bellissima vita. Ecco, prendi questa. Napki. Grazie per avermi dato del buon cibo. Ma che è arrossito, sbaglio, quando se ne sta per andare? E intanto si spegne la lucina. Allora, napkin. Utile per pulire? Che cavolo è sta roba? Ma è un fazzoletto? O sbaglio? Allora, il nome Dio gli fu messo perché ricordava per l'appunto Dio Brando da JoJo. Ma non è mai stato il suo vero nome. Oh, porca miseria. Oh! Ma è un'altra volta il prete, no? Che cavolo? Ah, ma questi preti non riescono a tenere a freno i loro istinti. Ok, grazie per aver pulito. Una bambola. A parte il fatto che assomiglia tantissimo ad Aya. Però ha il vestitino e i capelli diversi. Aspettate un attimo, mi spiegate perché c'è una do.
C'è una donna nuda su un altare con suore, preti. Che è una sorta di rituale, che è sta roba? Che cos'è? Allora, prima di tutto, mi sa che qua devo replicare quello che c'è a sinistra, quindi si prende, si mette qua. No, qua bisogna... Allora... Allora, e qua vedi i fiori, però non mi fa fa niente. Vaso vuoto. Ah, bisogna prima fare così. Ok. Mi pare che si debba tagliare la testa, però fammi prima interagire. Una bambola senza testa. Vai? No, non va. Perché non mi va? Forse devo fare qualche altro... Ah, giusto! Aspetta. Qua c'è una crepa. Ok. No, il pugnale non ce l'ho più, Vincent. Il pugnale l'ho lasciato a quando l'ho utilizzato, molto prima. Aspetta, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo probabilmente di mano. Aya dovrebbe star qua. Però non va. E la te- scusa, ma... Ma si deve tagliare con la motosega, perché non lo fa? Taglia sta fottuta testa, porca... Oh, non va, non va. Aspetta. Ma... Ah, da qui si prendeva. Ma pensate... Ora devo andare per forza. Vai. Non va? E com'è possibile? C'è qualcosa che forse mi sta sfuggendo. Ah, giusto, Azu. Non ci avevo fatto caso. Sì, raga, non ci avevo proprio fatto caso, pardon. E quella poi si rialza. Ah, qua scopriamo il passato del padre, ok. Ok, vabbè, nacque. Vabbè, stava qui che... Ah, ok, dormiva a fianco alla madre. La stata della donna e la stata del bambino. Ok, stanno qui. Ok, abbiamo corretto. Perfetto, e si può avanzare. Questo già fa capire che il papà di Aya non è che aveva vissuto un'infanzia felice, eh? Mi piace come è stato realizzato in questo remake. Uccisi un animale per divertimento. E allora comincia a prenderci gusto, no? Cioè, ci sono sempre gatti e uccelli morti nella mia stanza. Mia mamma si arrabbia quando li trova. Ogni volta che mamma è fuori, nascondi i cadaveri nella come si chiama? Nel cassetto. Nell'armadio. Che l'armadio è aperto, quindi. La mamma è fuori, se ne deve andare la bambina. Poi si prende un uccello morto. Ah, da notare. È la stessa cosa del gatto morto nella stanza di Aya, quindi questo dà sempre più da pensare. Ok. Aspetta. Ah, un gatto. L'avevo proprio visto.
dovrebbe andare. Tale parte alle figlie. Anzi, dalle figlie. Ah, bello. Mamma aveva scoperto che stavo uccidendo gli animali. Mamma mi aveva sgridato. Zitta. Cioè, chiusi la bocca a mia madre con un coltello. Cioè, l'ha uccisa, in poche parole. Vabbè. Tutta rossa. Non aveva una bella faccia, quindi pulì la faccia di mamma. La sua faccia era molto bella. Vabbè. Ah, giusto, mi sa che bisogna infilzare il coltello nel cadavere, aspetta. No, non è qua. No, aspetta. È con un coltello. Ma... c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Ah, devo darlo a lui il coltello. Pensavo che dovevo infilzarlo nel cadavere. Ok, fin qua ci siamo. Però poi bisogna pulire le volte della mamma. Come che la pulisco? Cioè, c'è la bambola, però non... non mi fa raccogliere. È strana sta cosa. Ah, il fazzoletto, avete ragione. Pensavo di utilizzare il vestitino della bambolina. Sì, ma penso che l'autore abbia voluto allontanarsi dall'horror cercando di fare un qualcosa forse più family friendly, più o meno. Ok, mi ero spaventato perché ci sono mamma e sono corso via. Purtroppo ho cercato di dimenticare ogni cosa, ma non potevo dimenticare il volto. Vabbè, il volto morto, il bel volto morto della, di mamma. In poche parole, poi ha iniziato a uccidere tante persone e provava gioia e piacere nel vedere i volti delle persone uccise. Ok, il ragazzo tiene un piccone guardando una ragazza dall'alto verso il basso. Questa la voleva ammazzare, in poche parole. La ragazza è terribilmente impaurita. Ah, giusto! Ci mancava quel tocco di classe finale. Decapitata. Bellissimo che lei salta la sta testa senza preoccuparsi delle conseguenze. Bellissimo, mi piace. Uccidimi. Ciao Letizia, buonanotte, alla prossima. Fa male, quindi uccidimi. Non ho avuto minimamente paura. Finalmente riposo. In pace. Ah! Ah! E che bel riposino. Devo salvare papà.
Purtroppo la piccola Aya è stanca morta. Forse dovresti riposare un po'. E la prende inginocchiandosi con le mani ancora in tasca. La solleverà con il pisello, per forza, tipo carriola. Oh, chiamiamo qui Aria. Aya che è Aria. Aya che cazzeggia nei fiorellini. Mamma, sei calda. No, con il pensiero, ragazzi, col pisello, per forza. Chiudi gli occhi, Aya. Ecco, la mamma dà il bacetto sulla fronte alla bambina. Cos'è un... Vabbè, fatto in modo che lei sarà sempre felice, bla 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 bla. Ti voglio bene, mamma. Mamma, è un buon odore. In effetti, risvegliarsi con questa pazza non è una cosa piacevole. Perché odori come mamma? Che devo dire? Quello è il profumo di mamma! Quando l'hai? Ridammelo! Ottieni il profumo di mamma. Ah, bellissimo intanto quel cane batuffoloso. Chiusa. È tenuto una chiave arrugginita. No, 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 no. Porca cotoletta, mi stavano per fare sti dono. Purtroppo ci vuole il profumo di mamma. Ah, non ho notato la crepa, sai, Vincent. Come here. Non essere spaventato. Vabbè, questo già faceva capire che il profumo faceva scappare i ratti. Mi dai il profumo di mamma. Dove l'hai messo? Non lo so, perché non lo cerchi? Cosa c'è che non va in lei? Hai tenuto il profumo di mamma? Vabbè, facilissimo. Oh, Madonna santa! Oh! Abbiamo avuto una bambola tutta nera, tipo Calimero, che aveva una grande voglia di coccolarci. Oh, è come corre! Infatti, hai visto azzurro le gambine? No, non si rompe qua, no, no. So che cavolo si farà con sto cane. Vabbè, così. Forse è più là, eh. C'è un messaggio su scritto sangue. Hai detto che avrei fatto parte della famiglia. Che sarei stata la famiglia. Hai mentito. Vabbè, solite cavolate. Ma il profumo di mamma! Aspetta un attimo. Sì, vai, incomincio a passare all'età adulta con un buon profumo e magari anche un buon rossetto per rendere le tue labbra belle, belle colorate. Pensavo che il profumo lo potevo utilizzare più là, invece non era così. Intanto abbiamo avuto una suora che ha avuto il ciclo per via orale. Va bene così. Ma che è sta roba, ragazzi? Ma che cazzo? Oddio, questa è roba tipo steampunk. L'Asia, ma... Ok, qua non si può leggere niente. Cioè, che sono varie zone del mondo. Che cavolo? La disgrazia della famiglia Drevis. Vabbè, almeno qua i fiorellini sono belli colorati. Ma che è una sorta di museo? Aspetta. Ah, meno male. Fammi salvare. Oh no!
Oh no! Scappa dalla bambola assassina! Ah, ma questa è come quella bambola. Vi ricordate che bisognava raggirarla? Però questa volta è stato fatto tutto in maniera molto più bella, colorata. Ci deve essere qualcosa qui, però mi pare di ricordare. Ma che siamo? È una. Ma è una bara! Piena di fiori. Dormi nella bara. Ah, vero, prima c'era un letto. Di una prigione. Ora c'è una bara piena di fiori. Bella idea. Ah, qua mi ricordo che ero bisogna. Aspetta. Sì, qualcosa per uccidere le piante. No, ancora no, forse, aspetta. Ecco! Ora bisogna intrappolarla. Veloce! Sali sopra. Porca cotoletta a me! E sono morto! Ma ci ho potuto evitare la morte. Meno male, almeno non devo rifare tutto dall'inizio. T'abbiamo fottuto, bambolina cara con l'ascia. Voleva fottere lei a noi.